Iniziamo gli incontri serali 2017, nell'ottava edizione della scuola di Alfra, formazione in filosofia dedicata a Giorgio Colli, e iniziamo con Pietro Montani. Pietro Montani è il primo anno che ospite qui da noi a Roccella, molti infatti lo sapranno perché seguono la scuola da 8 anni, e siamo molto lieti di averlo qui con noi e pensiamo che il tipo di contributo che potrà apportare alla nostra riflessione di questi giorni sia decisivo, fondamentale, soprattutto se riflettere sulla rivoluzione significa riflettere sulla rivoluzione nella nostra contemporaneità, sul senso di questa parola nella nostra contemporaneità. Bene, un po' di pazienza. Vi dico qualcosa sul professore Montani. Il professore Montani dal 2000 è professore ordinario di estetica presso il Dipartimento di Filosofia. Il Dipartimento di Filosofia della Sapienza Università di Roma. Adesso smetteranno, state tranquilli perché smetteranno, cioè siamo tutti sereni perché smetteranno, va bene. No, vi dicevo, lui fa parte del Dipartimento di Filosofia della Sapienza Università di Roma, è stato allievo di Emilio Garroni e è uno studioso di estetica. Solo che la cosa interessante del professore Montani è la sua concezione dell'estetica, che è appunto è intesa come una filosofia non speciale, non semplicemente una filosofia dell'arte, una riflessione appunto sulla produzione artistica, ma una vera e propria teoria della sensibilità, dunque estetica nell'accezione originaria del termine. E come potete vedere dal titolo dell'intervento di stasera, riflettere sulla sensibilità in questo momento storico è fondamentale per il semplice fatto che la nostra sensibilità viene modificata e viene rivoluzionata da qualcosa che è in atto e che abbiamo definito rivoluzione digitale, che viene definita normalmente rivoluzione digitale e che ha ovviamente una grande valenza politica, perché la rivoluzione digitale, riflettere sulla rivoluzione digitale significa riflettere sulla questione della medialità, sulla questione di come noi ci relazioniamo con il reale, su come ci relazioniamo con gli altri. Dunque la rivoluzione digitale è in atto, dicevamo, abbiamo detto, la rivoluzione digitale è qualcosa che ci coinvolge tutti e che proprio è qualcosa che viene definita correttamente rivoluzione in quanto è un vero e proprio cambio di paradigma, è qualcosa che fa cambiare i nostri gusti, il nostro modo di percepire le cose, il nostro modo appunto di relazionarci con gli altri. E il professore Montani ci è sembrato una personalità adeguatissima a riflettere su questo. Domani parleremo del suo percorso nell'ambito della teoria del cinema, più specifico nell'ambito della teoria del cinema, quindi i suoi lavori su Eisenstein, su Vertov, che appunto sono autori dell'avanguardia sovietica, autori della rivoluzione. Però ci sono dei testi da cui sicuramente verranno tratti, immagino, i temi che verranno discussi durante la serata, che lui ha pubblicato testi molto importanti che vi invito a recuperare, che voglio citarne uno: Tecnologia della sensibilità, estetica e immaginazione interattiva. Questo qui sicuramente è il più significativo rispetto al tema di stasera, che appunto forniscono dei punti fermi, dei momenti, dei nodi, individuano i nodi nevralgici di questa rivoluzione, di questo totale cambio di paradigma che ci coinvolge tutti. Dunque io non ruberei altro tempo, ringrazio ancora il professore Montani per essere qui stasera e ti do la parola. Io mi vado a sedere così posso vedere anch'io le immagini. Grazie, grazie Alessandra, grazie a tutti voi. Sono molto felice di essere qua, lo sarei di più se la musica cessasse, perché io ho molti problemi, però chi mi conosce sa che il mio principale problema è il cosiddetto inquinamento acustico. Io mo non mi sognerei di definire l'opera meritevole di questi giovani, peraltro che invita alla danza in modo molto diretto, però per me funziona così, quindi dovrete scontare una certa opacità delle cose che vi dirò. E ci ho detto, allora, la prenderei un po' da lontano perché sarà l'ultima. Empatizzate con la sofferenza dell'oratore. Dunque, la prenderei un pochino da lontano perché
avremo modo di incontrare due momenti in cui secondo me è opportuno usare la parola rivoluzione. Sarà mia cura farvi notare questi due momenti, due momenti piuttosto lontani da loro. Ancora di più? Ah sì, non mi sentite? Mi sentite? Sì, lo sentono. Ah ecco, però ricomincia. Scusate, non lo dico più, non lo dico più. Allora, è anche ipnotica. Allora, due momenti piuttosto lontani tra di loro in cui nel nostro rapporto con la tecnologia io credo che si possa parlare o si debba parlare, che sia utile parlare di un momento rivoluzionario. Il primo momento, ve lo indicherò tra poco, risale più o meno a 50-60 mila anni fa. Le datazioni non sono certe su questo, ogni giorno ci sono dei nuovi ritrovamenti che ci fanno spostare queste date. Io non sono un paleoantropologo, mi servo di risultati e accertamenti fatti da altri studiosi, però grosso modo si tratta di qualcosa che accade in quest'epoca, quindi un'epoca molto vicina nella storia delle tante ominazioni che si sono succedute nella nostra terra. Mentre l'altra rivoluzione, posto che si possa parlare di rivoluzione, probabilmente si può parlare di rivoluzione, è molto più recente ed è qualche cosa che sta succedendo nei nostri giorni. Quindi la prenderò un pochino da lontano e mi perdonerete di questa rincorsa, perché tutto questo mi serve a rendere più perspicuo il percorso che voglio provare a proporvi. E non voglio neanche tacere che mi riprometto di riprendere domani alcuni di questi argomenti in rapporto ad un altro tema, che è quello che mi è stato chiesto di svolgere domani e che riguarda l'aspetto politico del cinema rivoluzionario delle avanguardie sovietiche. Chi ci sarà vedrà che ci sono dei punti in cui è possibile fare dei collegamenti che forse sono utili. Allora comincio dalla mia prima tesi, una tesi molto generale, come vedete, anche per certi aspetti un'ovvietà, e cioè che la tecnica è stata, in particolare per Homo sapiens, cioè per una di quelle linee evolutive, quella linea evolutiva che è risultata vincente nei confronti di molte altre, come oggi sappiamo, 7, 8, forse più di questo numero, quella di Homo sapiens è stata vincente, per questa linea evolutiva la tecnica è stata un'essenziale risorsa adattativa. Quando parlo di tecnica vedrete tra un attimo che parlo in particolare di una cosa che io chiamo creatività tecnica e che secondo me è la forma essenziale, fondamentale della creatività di Homo sapiens. Innanzitutto Homo sapiens è stato un Homo faber, qualcuno dotato di una potente e probabilmente unica forma di creatività tecnica. Facciamo subito un esempio per cercare di capire a che cosa mi sto riferendo. Prendiamo dei rami flessibili, quelli che vedete sono rami molto flessibili, i rami di un salice bianco che si piegano con estrema facilità. Questi rami sono dotati di un tratto percettivo molto immediato che chiunque sperimenta, non soltanto Homo sapiens, che è il protagonista di questa chiacchierata, ma anche per esempio il suo più vicino parente, uno scimpanzé dotato di un cervello, come sapete, molto sviluppato e di una gran quantità di somiglianze. Sono più le somiglianze che le dissimiglianze con il modo di comportarsi di Homo sapiens. Allora, noi sappiamo per certo che uno scimpanzé percepisce la flessibilità di un ramo. Non solo la percepisce, ma la sa anche usare. La sa usare per molti scopi diversi. Per esempio per procurarsi del cibo infilando quel ramo a certe condizioni in un termitaio o altre cose di questo genere. Mentre se noi ci spostiamo sull'essere umano, scopriamo che nell'essere umano la percezione e l'attenzione hanno
questo trattino non è un vezzo, è un calco da una parola tedesca, Vorsicht, che vuol dire attenzione, ma vuol dire anche vedere prima, prevedere. È importante questo, perché ritornerò su questo tema nelle battute finali, perché forse è proprio questa Vorsicht, questa previsione, qualche cosa che le nuove tecnologie stanno mettendo in dubbio, forse, non lo sappiamo, sta succedendo contemporaneamente ai nostri tempi. Allora, nell'essere umano la percezione e l'attenzione, che sono elevate anche nel primate che abbiamo visto, nello scimpanzé, quello che tra tutti ci somiglia di più, hanno previsto, che cosa hanno previsto? Questa è una parola importante per me. Hanno previsto un'altra regola oltre a quella della semplice flessibilità, cioè il rapporto che noi esseri umani abbiamo originariamente avuto con questi oggetti fuori di noi, destinati, come vedremo tra un secondo, a diventare degli strumenti particolarmente significativi. Questo rapporto è un rapporto basato sul coglimento di qualche regolarità in più rispetto a quelle che il primate invece sa cogliere e che sono legate ad un aspetto più immediato, a dei tratti che io chiamo salienti. Certamente la flessibilità è un tratto saliente. L'essere umano a questo tratto saliente ne aggiunge degli altri. È fatto così. Cioè c'ha questo cervello-corpo, perché in realtà si tratta di un'intelligenza fortemente somatizzata, che all'inizio delle sue prestazioni è totalmente somatizzata, sta nelle mani, nel movimento, nella motilità, nella prensilità, nella tatticità. L'essere umano, oltre alla flessibilità, prevede, la sua attenzione coglie un'altra regola che è parimenti oggettiva, ma che non si sarebbe manifestata se un manifestatore così potente, curioso, capace come l'essere umano non l'avesse fatta apparire. Ecco qui un esempio: quel ramo flessibile che uno scimpanzé sa usare per diversi usi, quindi lo usa come uno strumento, lo manipola come uno strumento, diventa invece nelle mani di Homo sapiens qualche cosa di molto più complesso. Per esempio, Homo sapiens riesce a comprendere che piegando quel ramo lo sta caricando di una forza che a certe condizioni può essere restituita come una spinta balistica, cioè come un arco per lanciare frecce. Qui c'entra l'estetica di cui con grande opportunità vi ha parlato prima Alessandra, e più precisamente una cosa che io chiamo, questa terminologia non è mia, credo che il primo ad aver usato questa locuzione tecnoestetica sia stato Simondon, un filosofo francese degli anni 50, oggi molto, come dire, di nuovo riscoperto nell'importanza della sua ricerca sulla filosofia della tecnica. Io qui parlo di una tecnoestetica, cioè di una sensibilità, quella di Homo sapiens, particolarmente adatta a prolungarsi in artefatti esterni al suo corpo. È una delle caratteristiche di questo vivente che siamo noi, è questa potente esternalizzazione, questo impulso molto forte ad esternalizzare, a prolungare il corpo fuori di sé, qualcosa come una ecstasis del corpo, un corpo estatico. Dunque io la vedo così, che la sensibilità, che i greci chiamano aesthesis, come tutti voi sapete, dell'essere umano è pronta a prolungarsi in qualche cosa di inorganico, per esempio un bastone per tastare il terreno e molte altre cose ancora, e a riconoscere percettivamente in ciò che incontra, che questa sensibilità incontra, qualcosa che può assumere la forma e la funzione di uno strumento. È portato questo particolare vivente a, come dire, fenomenizzare il mondo nei termini di una collezione di strumenti possibili, qualche cosa che può essere modificato a vantaggio dell'adattamento, perché essendo sprovvisto fisicamente, fisiologicamente, di una gran quantità di strumenti, zanne, artigli che servono per poter sopravvivere, se li deve procurare
tecnicamente. Allora, questa percezione che aggiunge al dato empirico qualcosa che non è immediatamente ricavabile dal dato empirico, perché se no lo ricaverebbe anche lo scimpanzé, e quindi qualcosa che noi ci dobbiamo aggiungere e che a me piace pensare, sto riformulando Kant qui, quello che Kant chiamava sintesi, a me piace pensare come una regola, una regolarità che noi siamo in grado di cogliere. Questa percezione che aggiunge al dato empirico qualcosa che non è immediatamente ricavabile dal dato empirico, come in un ramo appunto, oltre al tratto saliente della flessibilità, il tratto sopravveniente, mi piace chiamarlo così, del carico di forza e della restituzione della forza caricata, la possiamo considerare come il fondamento essenziale della creatività. Questo, a mio modo di vedere, è il fondamento essenziale della creatività. Le altre forme di creatività, artistica, linguistica, politica, si innestano su questa. Qui sarebbe necessario un lungo discorso per poter argomentare meglio questa conclusione che vi ho proposto, ma qualcosa dirò e esemplificherò soprattutto anche su questo tema. Domanda che sorge: sono altrettanto creativi gli animali non umani? Vi ho già detto prima che sappiamo per certo che uno scimpanzé non costruisce un arco, gli si può insegnare. Notate, io posso insegnare a costruire un arco, io l'ho fatto con molti dei miei figli e nipoti per molte generazioni, senza usare il linguaggio. È qualche cosa che pertiene a quell'ordine dell'apprendimento che si chiama percettivo motorio. Non mi serve il linguaggio, ma il linguaggio avrà la sua parte naturalmente a un certo momento, senza che qui io sia in grado di affrontare un problema così complesso. Sono altrettanto creativi gli animali non umani? Riconoscete quell'immagine? È un'immagine famosa, è lo scimpanzé, per l'appunto, di 2001, Odissea nello spazio, che avendo toccato quel monolito nero ha dato inizio, secondo quanto ci suggerisce il film, al processo di ominazione, sta diventando un uomo e dunque per la prima volta percepisce quell'osso, quel pezzo di animale ucciso e divorato come qualche cosa che può avere un uso strumentale, e in quel momento comincia a battere furiosamente l'insieme delle carcasse che si trova davanti e dà vita a qualche cosa che è già la nascita dell'uomo. Quest'altra immagine è, come dire, vi ricordate, questo è il pianeta delle scimmie, sotto un certo punto di vista è il pendant di quello che sarebbe successo a distanza di un certo numero di migliaia di anni a quel primo Homo sapiens nato dal contatto casuale con un asteroide o qualche cosa mandato dallo spazio. Sono altrettanto creativi gli animali? La risposta agli animali non umani, la risposta su cui oggi gli studiosi sembra che siano più o meno concordi, è che questa creatività sì, c'è ed è anche elevata, ma non si trasmette. Cioè l'idea che forme innovative di comportamento, come può essere quella che riguarda la costruzione di uno strumento, possano essere trasmesse all'interno di piccole comunità di animali non umani, per esempio di scimpanzé, di bonobo o di altri animali dotati di comportamenti molto complessi, oggi è tendenzialmente rimessa in discussione. Un autore di cui tendenzialmente mi fido, perché ha una forte componente sperimentale, anzi è totalmente sperimentale nelle sue conclusioni, Michael Tomasello, che ha scritto dei libri molto belli su questi temi, sostiene per l'appunto che gli animali sono singoli, gli animali non umani dotati di un grande cervello e di comportamenti molto vicini al nostro, possono essere creativi, cioè innovare i loro comportamenti, ma sostiene anche che non sono in grado di trasmetterli, cioè ogni volta dovranno ricominciare da capo. Ciascuno di essi dovrà ricominciare da capo, ma non potrà trasmettere le innovazioni che ha
c'è una discussione su questo naturalmente. Vi ricordate il caso di molti anni fa quando sembrava che un piccolo gruppo, credo che quelli fossero dei bonobo appunto, lavassero le patate nell'acqua salata e che questo sistema si trasmettesse? A detta di Tomasello questa conclusione è infondata. Noi pensiamo che questa conclusione sia infondata. Allora ci avviciniamo adesso, dopo questa premessa molto generale, a quella che è la prima occorrenza dell'evento rivoluzionario, secondo la scansione che vi sto proponendo e che a me personalmente sembra molto perspicua, cioè ci aiuta a capire, o perlomeno ha aiutato me a capire. Allora, secondo alcune recentissime indagini di un gruppo paleantropologico di cui fanno parte degli studiosi italiani anche, noi avremmo almeno due fasi nel rapporto tra l'essere umano e la tecnica. Questo rapporto, state attenti perché questa distinzione secondo me è di grande importanza e va riflettuta, deve essere un oggetto di riflessione attenta. L'essere umano sarebbe passato da una fase in cui è tecnicamente assistito, cioè i suoi comportamenti sono assistiti dalla tecnica, si serve di strumenti per vivere meglio, a una fase in cui diventa tecnicamente dipendente. La mia idea, ma questa idea prendetela con le molle, ci sono dei motivi per ritenere che sia fondata, la mia idea è che questo passaggio corrisponde ad un evento collocabile per l'appunto in una fascia intorno ai 70-80 mila anni fa, nella quale noi possiamo constatare che dopo migliaia e migliaia di anni in cui la tecnologia umana era costituita unicamente da quel chopper che vedete sulla sinistra, quello con cui ho cominciato la prima diapositiva che avete visto, per molte migliaia di anni la tecnologia umana è stata unicamente la costruzione di quel chopper che si ottiene con una serie di tagli che si fanno a destra e a sinistra fino ad ottenere quell'amigdala. Di colpo, qui c'è un problema su cui non posso entrare, c'è continuità, discontinuità, oggi si tende a privilegiare l'aspetto della discontinuità, cioè sarebbe accaduto di colpo, per una mutazione. Di colpo questo vivente non costruisce più un solo utensile da una sola pietra, ma individua in una pietra la presenza di molti possibili utensili. Qui c'è stato un salto, qui c'è stata una rivoluzione. Chi ha messo per prima l'accento su questa situazione? È stato André Leroy Gourin, forse il massimo paleontologo del secolo scorso, il quale fa notare appunto che qui sta succedendo qualche cosa come un salto tecnologico rivoluzionario. Questo salto tecnologico è quello che io vi inviterei, ma su questo occorre anche fare mettere il beneficio del dubbio, è un salto che io vi inviterei a considerare come il passaggio da un comportamento tecnologicamente assistito a un comportamento tecnologicamente dipendente. Da questo momento in poi questo vivente diventa dipendente dalla tecnica. La tecnica è qualcosa che si è potentemente incorporata nei suoi comportamenti e non se ne potrà più distrarre da questo momento in poi. Mi spingo ancora oltre, ma su questo fate due volte il beneficio del dubbio. È probabile che i primi rudimenti di linguaggio comincino da questo momento. È probabile che le prime forme di cooperazione tra gruppi determinanti per l'evoluzione e la sopravvivenza comincino da questo momento. È una serie di comportamenti che si saldano tra di loro e che costituiscono quello che siamo ancora adesso. Voi sapete che da questo momento in poi Homo sapiens copre l'intero pianeta con una velocità straordinaria e contestualmente tutti gli altri gruppi, compreso Neanderthal, che era quello che si era spinto più avanti di tutti, scompaiono quasi di colpo.
Ripeto, qui c'è un partito continuista e un partito discontinuista, ma la mia impressione è che la prospettiva discontinuista sia quella che riceve oggi più consensi presso gli studiosi. Mi è capitato di ascoltare molto recentemente una straordinaria relazione di Jan Tattersall che sostiene per l'appunto questo aspetto discontinuo. È molto rapido questo evento rivoluzionario di cui sto parlando. Facciamo un salto di 50-60.000 anni e arriviamo ai risultati di questa rivoluzione. I risultati di questa rivoluzione sono quella che qualcuno oggi chiama antropocene, vale a dire un mondo totalmente, un ambiente vitale totalmente antropizzato, completamente antropizzato. Qualche cosa che con un piccolo salto argomentativo possiamo sostanzialmente identificare con quella famosa definizione, normalmente non tradotta perché è complesso da tradurre, con cui Heidegger considera la totalità della tecnica, il mondo totalmente tecnicizzato, il Gestell, cioè qualcosa che io personalmente intendo come un apparato tecnico globale. L'apparato tecnico globale è quello dentro cui siamo tutti in questo periodo ed è qualche cosa appunto che ha portato agli estremi limiti fin qui conosciuti il processo che ho definito di dipendenza tecnica. Noi siamo tutti potentemente dipendenti dalla tecnica. Tra un po' vi accorgerete che questa parola dipendente non la sto usando in senso negativo. Pensate che stessi dicendo che noi tutti siamo dipendenti dal linguaggio. È vero, lo siamo dipendenti dal linguaggio, ma il linguaggio è anche forse una delle cose in cui siamo più creativi. Sosterrò la tesi tra un attimo che tra dipendenza tecnica e creatività c'è un rapporto. Più cresce la dipendenza tecnica e più noi siamo, per così dire, obbligati ad una certa creatività tecnica. Allora, Heidegger definiva anche, come qualcuno ricorderà, il Gestell, il dispositivo tecnico globale, qualche cosa come l'epoca dell'immagine del mondo, quella che vedete è un'immagine della Terra, per l'appunto notturna, in cui le luci potentissime sono registrabili anche da enormi distanze in cui passano satelliti che possono fotografare la Terra. E, ricordate Heidegger nella famosa intervista rilasciata a Der Spiegel e pubblicata 10 anni dopo la sua morte, racconta della sua profondissima impressione la prima volta che vede la Terra fotografata dall'esterno come se fosse un oggetto. Un Gegenstand, un oggetto da cui si può prendere una distanza tale da rappresentarselo di fronte agli occhi. Questa è una cosa che Heidegger chiama l'epoca dell'immagine del mondo e naturalmente un'accezione che non è heideggeriana, perché la parola immagine, come la userò adesso, significa tutt'altra cosa. Noi viviamo effettivamente in un'epoca, e qui ci avviciniamo alla seconda rivoluzione, alla seconda occorrenza della parola rivoluzione, noi ci avviciniamo, stiamo in un periodo dello sviluppo della tecnica in cui l'immagine, qualunque cosa significhi questa parola, ma adesso entrerò un pochino nel significato di questa parola, è diventata per noi qualche cosa che non ha mai avuto nelle epoche precedenti una tale importanza, non fosse altro dal punto di vista della penetrazione dell'immagine nei nostri comportamenti quotidiani. Cioè noi abbiamo a che fare con immagini dalla mattina alla sera, tutti noi, ciascuno di noi, con diversi gradi di competenza, e non soltanto siamo utenti di immagine, ma siamo diventati praticamente tutti produttori di immagini. Siamo in grado di produrle, di montarle, di farle funzionare. Deleghiamo all'immagine una quantità di funzioni crescente, superiore a quella che abbiamo mai fatto nel corso della nostra storia. Io mi piace immaginarmelo così, che il medium dell'immagine, quindi qui mi stacco da Heidegger e lo lascio dove l'abbiamo trovato e non mi serve più dialogare con lui, il medium dell'immagine è qualche cosa che oggi somiglia a questo chiasma che io ho usato ogni tanto, per cui i media ambientali, come quel tablet che questo piccolissimo bambino si trova tra le mani improvvisamente gattonando nella sua stanza, se lo trova davanti e ci comincia a giocare, sono diventati anche ambienti mediali.
perché nel momento in cui comincia a giocarci si immerge in quell'ambiente. È da supporre che nella testa di quel bambino stiano accadendo dei processi potentissimi di modellamento del suo cervello, sui quali ne sappiamo poco, ma sui quali sarebbe bene invece che ne sapessimo molto di più, perché questo tipo di esperienze, di eventi, non è minimamente controllabile dal punto di vista del suo accadere, ne sono controllabili in una certa misura le direttrici, i progetti, il modo in cui lo vogliamo organizzare, quella che io chiamo una educazione tecno-estetica, facendo un po' il verso al celeberrimo e bellissimo libro di Schiller, Lettere sull'educazione estetica dell'uomo, un libro di elevatissimo impegno filosofico. Allora, questa è la situazione attuale, è la situazione in cui si sta forse producendo un altro evento di carattere rivoluzionario, ed è una situazione che io commenterei in questo modo. Ho anticipato questo tema, che è un tema a cui tengo molto. Gli attuali media ambientali si costituiscono sempre più ampiamente come media. La parola francese milieu è molto felice perché dice tutte e due le cose. Milieu vuol dire medium, ma vuol dire anche ambiente, environment. Si costituiscono come media ambientali, come media ambientali. Ma facciamo attenzione a questo punto, che ho anticipato prima e che ribadisco adesso: se è vero che la creatività è in primo luogo una risorsa adattativa, la dipendenza tecnica esalta la creatività tecnica, o la deve esaltare. Qual è il grande rischio? Il rischio che può essere appunto rivoluzionario è che si inneschino, e secondo alcuni studiosi, farò almeno un nome, Bernard Stiegler, che forse è quello che ha studiato più accanitamente, più radicalmente questo fenomeno, secondo alcuni studiosi sarebbe accaduto che sul fenomeno della creatività tecnica si siano innestati dei potenti sistemi di automatizzazione, i famosi algoritmi che ci precedono nelle nostre scelte. Vedete la parola che ho usato all'inizio? Prevede. La creatività tecnica è quel modo in cui la nostra attenzione, la nostra Vorsicht si esercita nel prevedere, nell'anticipare temporalmente qualche cosa con un progetto insito nello strumento, nell'oggetto con cui abbiamo a che fare. Bene, secondo le diagnosi più impressionanti, più perturbanti di ciò che sta accadendo nel nostro tempo, questa prestazione previsionale della nostra immaginazione, che io tendo ad attribuire alla nostra immaginazione, verrebbe bruciata sul tempo dai sistemi tecnici che ciascuno di noi, quel bambino per esempio, sta utilizzando. Perché ci bruciano questi sistemi tecnici? Perché ne sanno più di noi, perché abbiamo delegato al loro archivio elementi, quantità, tassi crescenti della nostra memoria. Tutte le volte che voi date il vostro consenso per i cookies di un, ormai qualunque sito vi fa questa domanda, voi state consegnando ad una potentissima macchina che li memorizza e li organizza una gran quantità di vostre scelte, le vostre preferenze, le vostre simpatie, i vostri gusti, le cose che fate più volte, eccetera, le quali possono venire organizzate e producono una memoria potentissima, la quale tende ad anticipare i nostri comportamenti previsionali, la nostra creatività. Questa è l'idea di Stiegler, con cui io sono d'accordo fino ad un certo punto, almeno mi sembra che siano discutibili le sue versioni, la versione più catastrofista di questo evento che sta capitando. Se qualcuno di voi è interessato, l'ultimo o penultimo libro, perché Stiegler ha una produttività veramente vulcanica, in cui viene affrontato questo tema, si chiama La Société Automatique, la società automatica, che è appunto la società automatizzata a più livelli, non soltanto a livello degli automi di cui si parlava già oggi pomeriggio, che stanno distruggendo il lavoro vivo dell'essere umano, e lo faranno in modo esponenziale, sempre più profondamente.
fino a questi aspetti più invece meno evidenti, meno conclamati, per cui la nostra immaginazione verrebbe continuamente anticipata dall'evento automatizzato, e dunque noi dovremmo poter far riferimento a dei sistemi di disautomatizzazione di crescente importanza per preservare questa fondamentale creatività tecnica, che è il pendant, come vi ho suggerito, della dipendenza tecnica. Noi non possiamo eccepirci, toglierci dalle scatole questa nostra dipendenza tecnica. Ciò che possiamo fare è cercare di guardare con uno sguardo critico più avvertito, più attrezzato, gli eventi che ci stanno capitando sotto gli occhi e cercare di capirli meglio. Ma il saper utilizzare questi strumenti non diminuisce la dipendenza? Saper utilizzare il linguaggio diminuisce la sua dipendenza dal linguaggio. Io invito sempre ad avere sulla mente questo parallelo possibile. Se noi consideriamo il linguaggio una tecnica, e lo è in effetti, come la scrittura per esempio, pensi un attimo, l'utilizzare il linguaggio con forte creatività diminuisce la nostra dipendenza dal linguaggio? Lo chieda un poeta e le direbbe di no, le direbbe che invece la consolida, ma le fa vedere quanto questa dipendenza sia aperta alla creatività, sia l'altra faccia della creatività. Pensi per contro se qualcuno dicesse: il linguaggio è qualcosa da cui sono assistito, da cui non dipendo. Che tipo di linguaggio sarebbe quello? Sarebbe un balbettio, un linguaggio estremamente elementare. Proprio in virtù del fatto che il linguaggio è così complesso, proprio in virtù del fatto che il linguaggio riplasma i nostri comportamenti, proprio per quello la nostra dipendenza dal linguaggio è garantita da questa capacità, da questa potenza che è il linguaggio, ma al tempo stesso anche la nostra creatività. Le ho risposto in modo convincente, mi fanno capire. Allora, vengo adesso a proporvi una cosa che mi aiuta ad avviarmi verso le battute finali. La mia idea è che il rapporto dell'essere umano con la tecnica, che fin qui vi ho presentato come qualche cosa di ineluttabile, qualche cosa di antropologicamente determinante, qualche cosa che nel momento in cui si è assestato sul paradigma della dipendenza può soltanto correre il rischio di essere preceduto da quelle forme di automatizzazione che così tanto temono alcuni studiosi a noi contemporanei, questo rapporto, se ci pensiamo un pochino, probabilmente è stato pensato non in modo unitario, ma secondo tre paradigmi diversi. Allora, la mia idea, per fronteggiare il secondo evento rivoluzionario, quindi il primo è passaggio dalla dipendenza, dall'essere tecnicamente assistiti all'essere tecnicamente dipendenti, cioè l'aver assunto consustanzialmente, somatizzato profondamente e naturalmente anche cerebralizzato l'aspetto della tecnica. Secondo evento rivoluzionario, c'è la possibilità che quella tipica prestazione anticipatoria della nostra immaginazione venga fatta propria da strumenti particolarmente veloci e capaci di poter attingere a forme di memoria molto più potenti delle nostre. Sapete che tutti noi deleghiamo sempre più memoria fuori di noi, qualcuno di noi non ricorda neanche più il numero del proprio telefonino o quello dei propri più cari amici perché ce l'ha sotto mano nella rubrica. Allora, la mia domanda è se il rapporto dell'essere umano con la tecnica sia stato pensato in modo unitario. La mia risposta è no, è stato pensato secondo tre paradigmi che secondo me sono questi. Il primo è il paradigma più ovvio: correzione e integrazione. Correzione e integrazione significa che le tecnologie servono a correggere o a integrare delle funzioni già garantite dall'attrezzatura standard di un corpo, che si sarebbero alterate o indebolite o che sarebbero state prodotte da madre natura con qualche difetto. Un esempio è un paio di occhiali da vista.
Sono gli occhiali rosa, tra un po' saprete perché sono rosa. Questo è il primo paradigma, dunque la tecnica come correzione o integrazione. Secondo, questo secondo paradigma è un po' più blasonato filosoficamente, non sto a fare i nomi, qualcuno di voi li riconoscerà. Il secondo paradigma è quello della delega esonero. Le protesi tecniche raccolgono dal corpo umano una delega, era la memoria di cui ho parlato un attimo fa, una delega a svolgere delle performance che il corpo non è attrezzato a garantire di per sé. Per esempio, appunto, in origine la delega a svolgere il lavoro degli artigli o delle zanne, quel chopper serviva a questo, oppure funzioni che il corpo umano sa svolgere, ma che vengono giudicate vantaggiosamente alienabili in quanto i dispositivi tecnici dimostrano di saperle eseguire meglio di noi. Per esempio funzioni di spostamento rapido, erogazione di forza, azione militare, eccetera. Molta antropologia, faccio solo il nome di Arnold Gehlen per dirne uno, ha lavorato in questa direzione. Gli esempi sono a non finire. Il drone, tipicamente, che non fa sporcare le mani, apparentemente, ovviamente, a chi lo pilota perché compia la sua impresa bellica, ma la letteratura si è sbizzarrita su questo. Questo paradigma è molto diffuso, è molto seguito, è molto fortunato anche nei suoi aspetti, nei suoi risvolti negativi, di cui per esempio Terminator è uno. A forza di delegare, questi qui dice, ce la prendiamo noi il potere, e questi inetti che ci hanno costruiti, non più in grado di opporre resistenza alla nostra capacità tecnologica superiore, li sterminiamo. Eccone una versione che io adoro, che spero che voi abbiate visto, è un film di qualche anno fa, Wall-E di Andrew Stanton, e la Pixar fucina di capolavori, è un grandissimo film. In questo film Homo Sapiens si è ridotto a stare dalla mattina alla sera su quelle sedie dove giace in una ebetudine pingue e passiva, mentre la Terra è diventata un deposito di trash, di garbage, di spazzatura. E Wall-E, che è il robottino che vedete tra i due personaggi, lavora per smaltire questo immane ammasso di detriti e di rifiuti che è la Terra, e una mattina trova un fiorellino e contemporaneamente una venusiana bellissima che arriva, si innamorano e tutto quanto può ripartire. La cosa straordinaria di questo film, che io amo molto e ogni volta mi riprometto di non raccontarlo tanto, però non ci riesco, è che nel momento in cui, per l'opera di intermediazione del robottino che farà riumanizzare quegli pseudoumani, nel momento in cui il capitano dell'astronave scende da quella sedia e si mette nella posizione bipede e dritta, riacquista la stazione eretta, parte lo Zarathustra che accompagna le sequenze iniziali di 2001 Odissea nello spazio. Riominazione per la seconda volta. Non la faccio lunga su questo e arrivo, questo dunque secondo paradigma, delega esonero, arrivo al terzo, per il quale non ho trovato un nome che funzioni meglio di una parola inglese, ma se qualcuno me ne suggerisce uno lo accolgo volentieri, non è un problema di parole naturalmente. Io lo chiamo empowerment. A differenza dei primi due paradigmi, questo paradigma concepisce il corpo umano nella sua costitutiva esposizione al prolungamento tecnico, cioè nella ormai totalmente somatizzata dipendenza, nel senso positivo che sto cercando di articolare qui con voi, e quindi è come dire nella sua originaria dimensione tecnoestetica, cioè questa dimensione tecnoestetica è qualcosa che fa parte intimamente del funzionamento di questo corpo, per cui l'accoppiamento tra organico e inorganico viene compreso secondo un'autentica unità, e certo è un'unità complessa, è un'unità molto problematica.
però è un'unità, non è un composto, non è un montaggio che si potrebbe alla bisogna smontare. È qualcosa come un'unità, è un empowerment. Perché insisto su questo punto? Perché con ogni probabilità, se la rivoluzione negativa, pericolosissima che qualcuno vede nei nostri comportamenti coatti con le tecnologie elettroniche si sta producendo, soltanto a partire da questo paradigma noi ci mettiamo in condizione di poterla corrispondere in qualche modo, intanto come assunzione critica, ma poi anche con comportamenti, e vi mostrerò nelle battute finali alcuni dei comportamenti. Per un certo caso, avrete notato che non ho mai usato la parola arte fin qui, ora la uso, per un certo significativo caso riqualificazione di questa parola, questi comportamenti sono qualcosa che somiglia a ciò che abbiamo per tanti secoli chiamato arte, per tanti secoli ma non per tutto il tempo della nostra storia. La parola arte nel senso in cui la usiamo oggi ha 400-450 anni, ma se già ci spostiamo oltre il XIII, il XII secolo cominciamo a vedere che non funziona più. Oggi probabilmente si sta riqualificando, ma ci arriverò tra poco, in questa prospettiva, o perlomeno a me questo aspetto interessa in modo particolare, ma già qui si vede che c'è un ponte con i problemi che domani mattina toccherò, perché mi occuperò di alcune proposte che sono nate nell'ambito dell'avanguardia cinematografica sovietica proprio in quel momento in cui si parlava di morte dell'arte, di superamento dell'arte in senso estetico, in senso contemplativo, eccetera, eccetera. Ma non voglio divagare e voglio invece provare a farvi pensare con l'aiuto di un'immagine secondo me molto molto, molto toccante, molto efficace, o perlomeno così sembra a me, anche se è un'immagine molto vista, sotto questo profilo che io chiamo dell'empowerment. Allora ecco gli occhiali, perché gli occhiali rosa di prima, se noi l'esempio che io vi ho fatto per illustrare il paradigma della integrazione-sostituzione, lo guardiamo sotto il profilo dell'empowerment, cioè della produzione di un'unità nuova, allora forse davvero gli ordinari, come li ho chiamati prima non senza ragione, paio di occhiali diventano qualcosa di straordinario. Ecco, guardiamoci insieme questa sequenza straordinaria che qualcuno di voi conoscerà. Hi. Hi, Jacob. How are you? Hi, can you see? Can you see? Yeah. Hi, Penny. Piper. Hi. Can you see? The picture kid. Hi, Penny. You look so cute. Hey. Hi. Hi, Piper. How are you? Hi, can you see? Can you see? Allora, io dico, non è vero che Piper, la piccolissima che avete visto, vede il padre e la madre per la prima volta. No, è vero piuttosto che grazie all'empowerment di quel semplice, ordinario paio di occhiali, le accade per la prima volta di essere nel mondo, di essere aperta al mondo. Qui Heidegger ritorna a reclamare qualche diritto di cittadinanza filosofica, si ritrova improvvisamente di colpo in mezzo al mondo, nel bel mezzo dell'ente, per il semplice fatto di essersi empowered attraverso questo semplicissimo paio di occhiali. E questo è il modo in cui io suggerisco di vedere il nostro rapporto con le tecnologie. Perché? Perché sono convinto che questo paradigma dell'empowerment, su cui si potrebbero dire tante cose,
Vi faccio vedere un'altra breve... Abbiamo tempo, Alessandra. Un'altra breve sequenza ancora più impressionante. Sì, leggete di che cosa si tratta. Allora, questo ragazzo, Giuliano Pinto, midollo spinale lesionato, percepisce e agisce immaginando, cioè innervando degli arti che non riesce più a muovere perché il suo midollo è stato lesionato, ma una macchina raccoglie quel segnale, costruita da uno scienziato importante, Miguel Nicolelis, che lavora all'MIT ma è di origine brasiliana. Questa macchina raccoglie, decodifica il segnale e lo trasmette ad un esoscheletro che Nicolelis ha fatto costruire, per cui è grazie all'immaginazione, alla performance dell'immaginazione, che Giuliano Pinto non solo cammina, ma ha dato il calcio d'inizio ai mondiali in Brasile. Vi faccio vedere un attimo di questa sequenza. Giuliano Pinto helped make the start of the 2014 FIFA World Cup Brazil unforgettable. The 29-year-old paraplegic man successfully made the first kick at Arena Corinthians in Sao Paulo. Pinto wore a full-body robotic suit to help him kick the ball. The brain-controlled exoskeleton was created by the Walk Again Project, an international collaborative effort involving 150 researchers led by Brazilian neuroscientist Dr. Miguel Nicolelis, now based at Duke University. The first step in controlling the suit is easy. The wearer simply has to think about moving. From there, the process gets a little complicated. Nicolelis details it best, saying the human thoughts are detected by sensors and sent to a computer which interprets this information and sends info to the exoskeleton. It allows the patient to control movements on the lower limbs. That's the first innovation. The final aspect is for the exoskeleton to demonstrate the movement. Hydraulic drivers on the suit moved Pinto's legs, which allowed him to feel the vibrations of walking. In layman's terms, that means he felt the sensations of real movement rather than feeling as though he was being carried by a robot. Those who witnessed Pinto's kick firsthand got to see what life can hopefully be like for paraplegics in the future. Ecco, mi dai la grazie. Allora, la mia idea è che di questo paradigma dell'empowerment noi possiamo dare due versioni, entrambe significative. Io inclino per la seconda, ma anche la prima è piuttosto rilevante, proprio antropologicamente rilevante. Secondo la versione moderata, cosa succede alle tecnologie? Le tecnologie ci forniscono al nostro corpo l'opportunità di scoprire delle competenze, scopriamo delle competenze e di effettuare delle performance di cui il corpo stesso non aveva ancora cognizione, non si smette di imparare che cos'è l'essere umano. Questa è notevole anche antropologicamente, questa versione. Ma erano appunto in qualche misura delle competenze che il corpo già contempla, qui c'è del platonismo in questo, o addirittura possedeva allo stato latente o virtuale. Insomma, ci scopriamo tante capacità, qui ho messo due vignette divertenti, BC, che, di cui che scopre di poter praticare la locomozione su una ruota che egli stesso ha costruito, oppure i salti strepitosi che fanno i ragazzi che usano gli skateboard e molte altre cose ancora, ma anche di dipendenze nel senso più banale e più convenzionale della parola dipendenza. Scopriamo per esempio di essere dipendenti dalla connessione continua. C'è un libro famoso, 24/7, 24 ore al giorno su 7 giorni, di Jonathan Crady, che mette in evidenza come appunto ci sia accaduto qualcosa che somiglia alla mobilitazione totale. Non ci conoscevamo così mobilitabili come le tecnologie ci fanno conoscere, e così via. Il mio amico Maurizio Ferrari ha scritto delle cose molto interessanti su questa versione, diciamo, dell'empowerment moderato, ma io preferisco l'altra versione, quella più radicale, secondo la quale appunto i ritrovati tecnici implementano
un'unità di percezione e di prestazione che di volta in volta è inedita, cioè storico contingente. Scopriamo chi siamo. Scopriamo chi siamo, ma che significa questo? Scopriamo anche che non soltanto dobbiamo essere esperti nell'uso, ma ce ne dobbiamo assumere la responsabilità. E questa responsabilità di ciò che siamo in quanto empowered tecnicamente è una cosa che può durare molto tempo. Taglie temporali che vanno, pensate per esempio al caso della scrittura, della scrittura a caratteri mobili, che possono durare centinaia di anni prima che noi davvero ci assumiamo la siamo in grado di assumerci la responsabilità di questo empowerment. Qui emerge un aspetto etico, ma emerge dall'interno del paradigma stesso, non è qualcosa di sovrapposto, un dover essere sovrapposto. Una forma di vita storica, appunto, contingente, che si sente tecnoestetica e si scopre nel mondo a misura che vi agisce, just like in Piper's Case, questo è un residuo di un'altra proiezione, di un'altra presentazione, proprio come nel caso di Piper. Nel caso di Pavel si scopre e si sente nel mondo in virtù di questo empowerment. Qui dobbiamo stare attenti a, faccio gli ultimi passaggi, dobbiamo stare attenti a metterci al sicuro dall'equivoco Matrix, cioè dall'equivoco che l'empowerment tecnico, per esempio l'uso di strumenti che garantiscono la cosiddetta realtà virtuale, che come sapete sono arrivati ad un livello di perfezionamento molto molto elevato, molto Oculus Rift con visore a 360 gradi è potentissimo, è qualcosa di potentissimo. L'equivoco Matrix è che per l'appunto la realtà virtuale possa soppiantare la realtà reale. Già nel film questo è messo in discussione, film molto sopravvalutato a dire la verità, tuttavia è un equivoco in cui non dobbiamo cadere. Di fronte al concetto di realtà virtuale io tendo a far valere piuttosto i connotati filosofici significativi di un'altra grande innovazione che giudico più promettente, per un motivo che dirò molto rapidamente nelle battute finali, che è quella della cosiddetta realtà aumentata, augmented reality, è la O del mondo simulato. La realtà simulata, a differenza della realtà virtuale, interagisce, la parola in giallo è quella per me più importante, interagisce con il mondo ambiente. Qui c'è, vedete, ho preso come esempio, ma potuti prenderne molti altri, un film di Aaron Farocchi del 2009, in cui Farocchi si preoccupa di farci vedere come funziona, non soltanto come funzionò, non soltanto la preparazione delle truppe che sarebbero state mandate nella prima guerra afghana, ma anche la cura dei traumi di guerra che erano stati riportati da alcuni marines, soldati in quell'episodio. Allora qui la realtà simulata, ritornare nel luogo del delitto, ritornare lì dove è accaduto il trauma di guerra, è qualcosa che riattiva dei circuiti, così come, non vi ho detto prima, l'esperimento di Nicolelis, la cosa più sorprendente, ho dimenticato di dirvi, ha avuto come effetto di aver rigenerato dei circuiti neurali che erano stati fermati, che erano stati resi inefficienti dall'incidente a cui il ragazzo era andato incontro. Qui ci troviamo appunto in una situazione diversa, una situazione che secondo me va interpretata in una prospettiva darwiniana. Una prospettiva darwiniana significa che le innovazioni tecniche che non sono sopravvissute, come tante non sono sopravvissute, una in particolare di cui dirò una sola parola fra un minuto, perché è un'innovazione tecnica su cui mi è capitato di scrivere ripetutamente e anche di essermi preso delle responsabilità per poi essere smentito dalle previsioni che avevo fatto. Le innovazioni tecniche che non sono sopravvissute sono quelle che non hanno saputo garantire un'interazione soddisfacente, ovvero, si può dire anche così, sono quelle che non hanno saputo corrispondere in modo creativo alla condizione della dipendenza ed è la stessa cosa, cioè queste due frasi dicono lo stesso. Interagire con l'ambiente e corrispondere in modo creativo è dire la stessa cosa.
questa prospettiva darwiniana ve la rapidamente mostro con due esempi. Il primo è quello di Second Life. Ricordate che 7-8 anni fa si parlava di Second Life tutti i giorni, oggi non ne parla più nessuno. Non che Second Life non esista più, esiste ancora e c'ha un certo numero di affezionati utenti, ma è diventata una nicchia ecologica, è qualcosa che è visitata da un piccolo gruppo di persone in cui non avvengono più quegli scambi con il fuori che invece avevano caratterizzato il lancio della prima versione di Second Life. Vi ricordate che ditte avevano aperto dei filiali in Second Life, delle case editrici italiane avevano aperto dei filiali in Second Life. L'altra, questo è troppo lungo e non ve lo risparmio, l'altro è per me più cocente fallimento di realtà aumentata, è quello di Google Glass. Google Glass oggi non si fa più. Oggi è uscito di produzione. È uscito di produzione per quali motivi? Perché ci si è accorti molto rapidamente, darwinianamente, cioè non ha trovato terreno, molto rapidamente, non soltanto che contrastava con leggi sulla privacy, questo è l'aspetto giuridico che ha avuto il suo peso naturalmente, ma anche perché i requisiti ergonomici erano del tutto inappropriati. Noi non siamo affatto abituati a lavorare su una stanghetta di occhiale con i nostri polpastrelli e il device veniva percepito come molto intrusivo, veramente una protesi, qualcosa che somiglia davvero ad una protesi, soprattutto per il motivo di una potente ridondanza o povertà, se volete, nella interazione con il mondo ambiente. Uscirono subito dopo la prima produzione di Google Glass delle straordinarie parodie nel web, a riprova del fatto che il web non è fatto solo da cretini, delle straordinarie parodie, di cui voglio far vedere un pezzettino di una sola e poi chiudo. Vi risparmio il seguito, è molto divertente, ma vedete qual è il registro su cui è giocata tutta la parodia, che o è totalmente ridondante, it's a little cloudy, ci arrivo da solo, oppure è povero, non mi aggiunge nulla a quello che posso. Il punto determinante dunque è quello, il punto da tenere continuamente sotto controllo critico e anche da, come dire, utilizzare progettualmente per la costruzione di ambienti mediali che rispondano creativamente a questa situazione, è quello dell'interattività. Chiudo con due esempi, entrambi meritevoli di riflessioni ulteriori, che però, data l'ora e la stanchezza generale, non è il momento per me di fare, però sono esempi impressionanti per certi aspetti. Il primo è questo, e cioè che, ecco, a fronte di un fallimento dell'investimento miliardario di Google su Google Glass, viene fuori invece, in modo del tutto imprevedibile e del tutto al di fuori del quadro progettuale, che i bambini autistici traggono grande vantaggio dall'interazione con i dispositivi elettronici, non soltanto Pokémon Go, che li spinge ad uscire. Voi sapete che questi bambini hanno spesso un rapporto con lo spazio terribile, passano un'intera giornata di fronte a un muro. Questo bambino, nell'intervista di cui vi faccio vedere solo l'immagine, sta raccontando che appunto Pokémon Go domani sera lo inviterà a uscire di nuovo, a rimettersi in gioco nel mondo vero. Produce una specie di exaptation inaspettata,
che va nei sensi di un nel senso di un riadattamento parziale, effimero, non lo so, su questo no, ma sono informato dei risultati successivi che sono interessanti. Qualcosa di analogo, come sapete, succede con i risponditori automatici, Siri e così via. Questi bambini interagiscono con i risponditori automatici, con Siri. Escono dalla loro coazione, escono dai loro comportamenti potentemente coatti. Ultima immagine che vi faccio vedere, invece, è un uso creativo, ma non artistico. Però forse di arte dobbiamo parlare anche in questo caso, se intendiamo arte come la intendevano gli antichi, cioè come tecne. Qui la realtà aumentata, nella fattispecie si tratta di ologrammi, ha funzionato in questo modo, e cioè che in occasione, nel 2015, di una proibizione da parte del governo Rajoy sul diritto di manifestazione, un gruppo che si chiama No Somos Delito ha costruito un migliaio di ologrammi e li ha mandati, quegli ologrammi, a manifestare di fronte al Palazzo del Parlamento, costruendo uno spazio politico, una polis nuova, costruita in realtà virtuale. In realtà, scusate, in realtà aumentata, non c'entra niente la virtuale qua. Vedete che qui ci troviamo di fronte ad uno spazio misto, prodotto di una creatività anche in questo caso del tutto imprevista da chi ha progettato le tecnologie, e che secondo me è una delle grandi, uno dei grandi spazi che ci si apre per il nostro futuro. Vi ringrazio. Attenzione, siamo ancora con la materia. No, siamo noi, penso che ringraziamo lei per questa bellissima lezione, bellissimo contributo al tema e per la varietà di nozioni, di nodi appunto nevralgici che sono stati trattati. Poi domani io penso che ci saranno anche dei nessi, a proposito di arte, anche con questa cosa, io credo. Poi domani a che ora domani? Alle 9. Vai, Alfonso apre sempre le danze. Sì, non so come si dice. Niente, non c'è bene. Sempre tempi non di predizione. Buonasera. Dunque, una prima cosa, la discussione che ha presentato implica che si può dare all'arte un contenuto cognitivo inserendosi in un dibattito come quello di Nelson Goodman, il linguaggio dell'arte, che creano una visione dell'arte che l'accosta per certi versi, dice lui, l'arte ha un valore cognitivo paragonabile a quello della scienza. Questo è un primo punto. Un secondo punto, mi pare di capire da come ha descritto, diciamo, il suo punto di vista sull'empowerment, mi sembra che abbia, vorrei chiederle come considera gli studi sulla mente stesa. Terzo punto, quando lei dice che i vincoli, l'aumento dei vincoli contemporaneamente... Di dipendenza. Sì, aumenta contemporaneamente la creatività, questo mi sembra che sia uno schema logico che poi ha un'applicabilità molto generale in teoria dei sistemi. L'organismo di un animale, avendo dei vincoli più complessi, perde in libertà, però acquista in potenza, acquista in plasticità, acquista in creatività nel senso di adattamento ad ambienti nuovi. Quindi è in un certo senso un meccanismo logico che si applica a tanti contesti diversi. Grazie. Beh, è facile rispondere a questa domanda, perché sono d'accordo con quasi tutte le cose che lei mi dice, con due totalmente. Quella della mente stesa, io non ho qua citato i grandi rappresentanti della mente stesa, ma più o meno quello che ho detto rientra largamente a un'area di intersezione molto ampia con i paradigmi a cui questi studiosi si rifanno. Vale a dire, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, che la nostra mente non è soltanto chiusa
nella scatola cranica, ma qualcosa che ha a che vedere intimamente con l'ambiente in cui ci muoviamo, in cui lavoriamo, in cui produciamo e così via. Ci sono diverse versioni di questo. Personalmente ho avuto modo di discutere con uno dei rappresentanti di questa corrente di pensiero, che è Alvar Noe, che ho incontrato pochi mesi fa qui in Italia, per una serie di... Quindi lì la risposta è sì. L'altro punto, la seconda, la vado in ordine inverso perché sulla prima invece non sono d'accordo. La seconda, lei dice logico. Beh sì, è un uso molto ampio della parola logico. Qui stiamo, naturalmente lo si può ridurre o ritrascrivere in un modello logico, cioè che può avere una descrizione logica, ma questo rapporto tra la dipendenza e la creatività, diciamo, tra i vincoli e l'adattamento e le risorse spontanee di produzione di infrastrutture che migliorano l'adattamento stesso. Io personalmente qui sarei perplesso nell'usare la parola logico, per gli stessi motivi che poi addurrò parlando di Nelson Goodman, perché mi sembra piuttosto che si tratta di una funzione molto più complessa. Non vorrei dire prelogica, perché prelogica è una cosa che a me non mi funziona altrettanto di quanto non mi funzioni logico. Non c'è nulla di prelogico nel nostro comportamento, ci sono dei comportamenti che precedono l'assunzione formalizzata di strutture logiche, ma che sono comportamenti sicuramente alimentati da qualcosa che ha a che fare con quel modo di articolare e di mettere distinzioni che è tipico del logos. Logos è una di quelle parole tipicamente intraducibili, noi non sappiamo mai bene come tradurlo. Io non lo chiamerei logico, è qualche cosa che se devo scoprire le carte filosofiche fino in fondo, ma anche su questo vorrei tornare domani, qualche cosa in cui mi aiuta il concetto di schematismo in Kant. Che cos'è lo schematismo? Lo schematismo è quella abilità che ha la nostra immaginazione di costruire delle infrastrutture per passare dal logico al mondo dell'intuizione, per mettere insieme l'intelletto e l'intuizione. Intelletto e intuizione non potrebbero stare insieme, perché sono due cose che più diverse non si può. L'immaginazione costruisce queste infrastrutture che sono per appunto dei costrutti profondamente creativi, e quello che noi chiamiamo arte, cioè il modo in cui questi costrutti talvolta diventano opere, diventano degli oggetti veri e propri, è qualche cosa che per molto tempo abbiamo chiamato arte. Anche qua io rilutterei a considerare in termini strettamente cognitivi il rapporto con l'arte, ma del resto non lo fa neanche Nelson Goodman. Lì si parla di cognizione in un'accezione molto ampia, ci sono tanti modi di conoscere, dice Nelson Goodman. Noi conosciamo per esempio tattilmente, apticamente, motoriamente, facendo operazioni costruttive e così via. Riserverei tendenzialmente la parola cognizione all'aspetto strettamente cognitivo della cognizione, cioè a quello che è riducibile senza perdite a enunciati scientifici. Un esempio che io faccio sempre agli studenti quando si parla di queste cose: pensate a tutte le operazioni che ha dovuto fare Keplero per arrivare a produrre l'ipotesi secondo cui le orbite dei pianeti sono ellittiche e non rotonde, come una tradizione schiacciante per secoli e secoli ha pensato. Keplero ha dovuto fare molte operazioni, spesso operazioni manuali. Fateci caso, Keplero viene rappresentato quasi sempre con un compasso tra le mani, le mani di Keplero si vedono nelle sue rappresentazioni. E tuttavia l'enunciato con cui Keplero può mettere fine a questa ricerca, le orbite dei pianeti sono ellittiche, questo è un enunciato cognitivo in ogni senso, cioè perfettamente riformulabile linguisticamente. Allora, per dire un'ultima parola sulla differenza tra arte e cognizione, qui io di nuovo mi ispiro al vecchio Kant, che diceva: l'opera d'arte è una roba che ci dà da pensare, quindi pensare anche cognitivamente, più di ciò che un concetto può saturare. Quindi è un dar da pensare inesauribile rispetto a tutte le concettualizzazioni, quindi le operazioni cognitive, che io non smetterò di fare, mentre l'opera sempre mi si ripresenterà con una capacità di eccederle e così via. Quindi sostanzialmente largamente d'accordo con la seconda e la terza delle sue indicazioni, ma con la prima no, se
parliamo di cognizione nel senso che ho cercato di dire. Sì, ci sono altre due. Non siete sfiniti ancora? No, Carlo no, e neanche Guido, che magari vuole che le raccogliamo tutte e due e poi... Le raccogliamo, ma se le raccogliamo ho bisogno però di sì, un... Io me le ero portate. Sì, no. Innanzitutto professore, i miei complimenti per l'esauriente lezione che ci ha questa sera illustrato. Carla. Sì. Le facevo i complimenti sono per la lezione che ci ha illustrato stasera. Grazie. E poi le volevo fare una domanda sull'ultima parte della lezione, no, che era la parte degli strumenti. Lei ci ha mostrato un uomo che grazie all'aiuto della tecnica torna a camminare. Io le volevo invece fare un'altra domanda, se oltre dal punto di vista fisico, se c'era qualche esempio che ci poteva dire sulla memoria, perché non le sto qui a spiegare, però io ho dei seri problemi con la memoria a seguito del tentato omicidio che ho subito in Argentina, quindi solo questo, grazie. Grazie. Rispondo subito, grazie. Okay. Guardi, intanto auguri per la sua ripresa, che spero sia rapida e soddisfacente nonostante il trauma. No, le rispondo subito perché è un assist il suo, avendo un esempio piuttosto straordinario che ora vi racconto in poche battute, vale a dire che 5-6 anni fa è partito a Bologna, presso la Cineteca di Bologna e presso una serie di ospedali collegati, coordinata da Giuseppe Bertolucci, il fratello di Bernardo, poi scomparso, e da una serie di medici e cineasti, un'esperienza di cui trovate traccia sul web, perché c'è un sito che vi aggiorna, che si chiama Memofilm. Memofilm. Che cos'è il Memofilm? Il Memofilm è un piccolo filmato, in genere un montaggio non superiore ai 10 minuti, che a seguito di una serie di ricerche, di interviste personali con i malati, malati di che cosa? Di Alzheimer. Con i malati di Alzheimer alcuni registi producono e somministrano al paziente tutte le mattine, cioè quella memoria che il paziente ha perduto viene delegata completamente ad una tranche esternalizzata e questa somministrazione quotidiana ha prodotto dei risultati strepitosi. Nel senso che in più di un caso, io ne ho visti tanti, ma ve ne potete accertare voi stessi collegandovi con questo sito, si chiama Memofilm, in un caso si è avuta una potente remissione di un sintomo particolarmente sgradevole degli malati di Alzheimer, che è quello della mancata controllo di sfinteri. Questo filmato che fa dei riferimenti a questa funzione e che presenta in un certo modo ha prodotto questo risultato. In un'altra occasione ancora più commovente e straordinaria, una signora pluriottantenne che da giovane era pianista ma che ha totalmente dimenticato questa sua abilità, comincia a muovere le mani, comincia a muovere le mani e dice quella sono io, vedendosi in uno di questi pezzi della sua memoria messi fuori. Questo è il tema dell'esternalizzazione che io ho solo sfiorato all'inizio, ma è un tema su cui si può fare un intero convegno, una sera intera scuola su questi processi di esternalizzazione, che sono appunto qualcosa che è potentemente caratteristico del nostro modo di stare al mondo. E dal punto di vista terapeutico che lei evocava abbiamo dei risultati molto interessanti, oltre a quello di Giuliano Pinto, che di per sé è straordinario anche quello. Attraverso quindi questa rassegna che diceva? Sì, ma finisco. Ma lo stesso filmato che non vi ho fatto vedere di Farocchi ci mostra come quei soldati americani, rivivendo nella realtà simulata la situazione che avevano vissuto nella campagna afghana, in molti casi producono qualche cosa che somiglia a quella che la psicanalisi all'inizio, quando Freud lavorava ancora con Breuer e avevano in mente questa idea di catarsi, chiamava abbreviazione. L'abbreviazione è un sistema molto rudimentale a cui Freud ha poi sostituito qualcosa di molto più complesso e raffinato,
però in questi casi specifici questa, questo come dire, evento abbreattivo è qualcosa che come minimo innesca delle dinamiche che possono essere gestite in sede poi di colloquio con l'analista e così via. Grazie. Grazie. Guido, direi che Guido stasera chiuderei, poi non so se ci sono interventi, domani ci sei? Come un altro intervento dopo questo? Oppure io sono preoccupato per voi, non per me. Ormai mi sono svegliato. Sì, la sua relazione era molto affascinante, istruttiva, e io parlo da incompetente questioni di lei ha trattato, quindi diciamo di questioni estetiche, evoluzionistiche, di storia della tecnica. C'è qualcosa che diciamo io riferisco, diciamo, è qualcosa che non mi torna e che io riferisco a Heidegger, e magari non so se questo se vale anche per lei, però pensando a Heidegger io tendo a essere d'accordo con chi dice che vanno distinte tecnica e tecnologia, sono due cose diverse. Intendendo questo, la tecnica è tutto quello che lei ha detto, la tecnologia che sorge come diciamo una scienza burocratica dell'amministrazione prussiana, come si sa, perlomeno il termine per cui intendiamo oggi, è legata al comando, quindi non è un paradigma analizzabile con le categorie dell'agire strumentale in senso weberiano, cioè del rapporto soggetto strumento oggetto. Io farei una differenza tra queste due cose, cioè la differenza mi diventa abbastanza esplicita, perlomeno nella mia mente, ma probabilmente è vaga, nel percorso che lei ha tracciato dall'ominide di 2001 di Stanley lo spazio all'antropocene. Non è, cioè, io non lo vedo lineare, cioè, sono d'accordo con chi dice che piuttosto si dovrebbe parlare di capitalocene per pensare la tecnica, la tecnologia contemporanea. Sì, bella domanda, anche molto giusta, anche molto giusta. Non è la prima volta che qualcuno me lo fa notare e dunque ne devo tener conto e mi impegno a farlo in futuro. È una distinzione che io non faccio, ha ragione lei, va fatta non fosse altro per chiarire fino a che punto ci teniamo dentro un paradigma heideggeriano. Io l'ho abbandonato molto rapidamente lì, in realtà mi faceva piacere farvi convinti che quella bambina che si infila quegli occhiali è una meravigliosa esemplificazione dell'essere nel mondo, dell'essere aperti, dell'apertità. Quello mi faceva piacere condividere con voi questa cosa che ogni volta mi commuove. Però lei ha ragione, l'aspetto tecnologico legato all'amministrazione è qualcosa che è rimasta fuori dalla mia relazione, e ha ragione anche nel dire che ho parlato di tecnica e di tecnologia come se fossero la stessa cosa, e quindi faccio ammenda, ma voglio dire, il bello di questi incontri è che se ne esce più attrezzati, faccio ammenda e raccolgo per il futuro la raccomandazione di mettere più in chiaro questo aspetto. Una battuta mi era venuta in mente prima, avrei voluto fare una domanda, però avevamo fatto veramente tardi, con la battuta che Remo Bodei aveva riportato di un collega filosofo o economista, non so quale dei due, vale a dire che il capitalismo ha i secoli contati. La mia istanza era che no, quel capitalismo di cui abbiamo parlato per così tanto tempo, i secoli l'ha finiti, è quello nuovo, è il capitalismo monopolistico, finanziario, che sta cominciando, e su questo il rapporto tra la tecnica e la tecnologia che lei metteva in evidenza è potentissimo ed è una di quelle cose che bisogna studiare e che ci sono naturalmente studiosi che ci stanno lavorando. Comunque grazie, sì, non è un grazie formale, ma bisogna tener conto di questa distinzione. Grazie. No, l'ultima, no, mi dispiace. Il nome? Adriano. È una domanda banale su un tema a cui diciamo ha strizzato l'occhio. All'inizio della sua relazione ha parlato di
un piano sensibile, diciamo di sensibilità tecnologica, tecnoestetica, che è caratteristico della nostra tecnicità, potremmo dire, e su cui poi si innesta, lei ha detto, il linguaggio, la linguisticità umana. E poi ha anche parlato di un altro tratto molto importante della tecnicità umana che la distingue da quella degli animali non umani, e cioè la trasmissibilità, potremmo dire la storicità della tecnica umana. Allora io, ecco, questo tratto me lo figuro difficilmente immaginabile, concepibile senza l'apporto del linguaggio, quindi volevo chiederle se poteva chiarire il rapporto tra... certo, mi rendo conto che diciamo massimi sistemi è un tema un po'... No, vabbè. Ma neanche. Grazie. No, io no, in questo caso di nuovo sì, la ringrazio, lei coglie nel segno, avevo messo le mani avanti, parecchio avanti, no? Nel senso che è un problema su cui l'unica cosa di cui si può essere certi è che la maggior parte degli studiosi di diverse specialità che lavorano insieme a questa definizione dei rapporti tra i nostri comportamenti di carattere percettivo motorio e l'innesto del linguaggio e che cosa ha significato il linguaggio e come questo sia accaduto, può solo dichiarare che non ne sappiamo niente. E le sto parlando per esempio un saggio che qualche anno fa uscì in traduzione italiana su Micromega, in cui i 10, da Chomsky a Tattersall a molti altri, a Lewontin, a molti altri ancora, tutti e 10 questi studiosi dicono: guardate, non ne sappiamo niente. Sta di fatto che ciascuno di costoro, per esempio io non sono per niente chomskiano, io non ho parlato per niente di linguaggio stasera e non era il caso di farlo, però lei mi stimola, le dico, non sono affatto chomskiano, non mi interessa affatto del linguaggio, cioè che cosa vuol dire che non sono chomskiano? Che non sono preso dallo stesso profilo teorico del linguaggio che entusiasma Chomsky, che Chomsky ritiene che sia quello principale. Qual è? Quello che noi lavoriamo con delle strutture, queste sì mentali, che stanno tutte dentro la scatola cranica, che ci fanno fare delle operazioni di carattere computazionale che sono delle operazioni stranissime e potentissime. È vero, è indubbio, ma questo aspetto del linguaggio mi interessa molto meno di quell'altro aspetto su cui qualche parola ho detto, per cui le nostre forme linguistiche riescono a riferirsi al mondo là fuori, cioè la semantica nel senso più rigoroso e anche più radicale della parola. Allora, una cosa di certo la sappiamo, che nel momento in cui questo strumento potentissimo, questa tecnica potentissima viene prodotta, cambia potentemente anche la nostra attitudine percettiva, non c'è il minimo dubbio. Per esempio, ho fatto vedere un arco non è solo un arco, nel senso che il principio costruttivo di un arco, immagazzinamento e liberazione di una forza, può essere utilizzato per costruire un ponte. Allora, io posso insegnare ad un ragazzino che non parla la mia lingua o che non parla per niente a costruire un arco. Gli posso anche insegnare senza l'uso del linguaggio che quella stessa regola costruttiva può essere esportata in un altro artefatto. Qui abbiamo la chiara evidenza che il linguaggio feconda le nostre stesse operazioni cognitive legate alla manipolazione, quel tipo di, appunto, di schematizzare senza concetto, come diceva Kant in certi passaggi ardui della critica della facoltà di giudizio. Ma come tutto questo possa essere configurato secondo un modello evolutivo, lei sa che una volta era proibito occuparsi nella società di linguistica della nascita del linguaggio, oggi questo non lo è più, oggi lo si fa, ma noi su questo, noi per quel che io credo di poter dire riportando ricerche altrui, non abbiamo minimamente le idee chiare su come si sia prodotta questa tecnologia e su che cosa effettivamente sia successo nel rapporto con il suo altro, vale a dire l'operazione manipolatoria, l'operazione costruttiva e così via. Una cosa possiamo dire, ho letto recentemente un libro, non mi ricordo l'autore, ma magari domani ve lo dico, sapete che di Neanderthal, che è quello che ci somiglia di più, noi non sappiamo se parlasse,
e non lo sappiamo. Sappiamo che aveva un cervello come il nostro e che era in grado di fare delle operazioni molto simili alle nostre, forse altrettanto raffinate. Sappiamo anche che ha delle corde vocali, ma queste corde vocali forse sono adatte a cantare, ma non ad articolare. Cioè non sono adatte alla prestazione articolatoria, che è la potenza con cui il Logos comincia a mettere le sue partizioni. Non è una risposta quella che le ho dato, le ho mostrato che c'è molto materiale su questo, le certezze sono poche, ma sono anche poche le certezze degli specialisti. Wow. Grazie, io direi che ci vuole proprio, è giganteggiato stasera il professore Montani. Noi ci vediamo domani alle 9 al convento. Sempre con il professor Montani, che però ci parlerà di avanguardia sovietica, quindi là siamo proprio di in cinema, alto. Cinema aperto, quindi ci divertiamo come stasera. E a domani alle 9 al convento di Mini. A domani. Grazie.